benvenuti nel nostro canale. Quindi questa è una collaborazione con il canale di Ausilia Donno, che grazie a lei stiamo facendo già la seconda collaborazione. Quindi questa volta invece presentiamo un primo di questi, l'Eccese, a sorpresa, che ancora Ausilia non ci ha detto, e un secondo di calamari fritti alla filippina, in una maniera che solo mia moglie Dimpo, che potete vedere la playlist dei suoi video, che ho fatto la playlist Dimple Kitchen, potete vedere tutte le ricette, perché se siete entrati in questo canale perché magari vi interessa la ricetta asiatica. Quindi grazie, e adesso potete vedere la video ricetta. So let's start to make a calamari. It's my own version. So we have here, I already cleaned the calamari. Look at that. So we need to have the calamari, the egg. Actually, I mix with salt and pepper. And we have the bread crumbs. Look at that, bread crumbs. I put bread already. And flour with black pepper. So you're gonna mix it for later for our coating. So let's start coating. So we take one calamari, we put in the flour, mix with the black pepper. Simple as that. Then you're gonna put in the egg. Lastly, you will put to the breadcrumbs. Simple. So this is the looks. Look at that. Breadcrumbs. Okay. Then we try again one more. That's it, very simple and easy. So this is our calamari coated with the breadcrumbs and egg. And now we are preheated the oil. So we must to make sure that the oil is good for frying. So we start frying now. Take at that. Oh, it's perfect. You see? As you can see, guys, so it looks like that, our calamari. So actually this is quickly to be done. So this is our calamari, and I fried also potato. Buon appetito. Salve ragazzi, buongiorno a tutti, grazie intanto a tutti voi. Allora, intanto guardiamo questo bellissimo fuoco che ci fa compagnia, anche se è di mattina, però l'abbiamo già acceso. Oggi ragazzi, questo è un video collaborazione, infatti velocemente, oltre a farvi vedere le pentole tutte dell'OMC, ma non voglio fare pubblicità, ragazzi, farò un primo di pesce, perché questo video sarà in collaborazione con la mia famiglia, amici asiatici, X Mandre, si chiama il canale The Family, dove la signora, una mia amica, farà un secondo di pesce. Io invece ho deciso di completare con un primo. Quindi partiamo con un primo, dove ovviamente farò vedere il passaggio di pomodori, aglio, scusate un secondo ragazzi, perché devo sto facendo un'altra cosa contemporaneamente. Il prezzemolo fresco, ci metto anche un pochettino di concentrato, i datteri, le classiche cozze insomma che vanno aperte all'ampa, e poi le coliamo con le filtriamo, perché l'acqua ci servirà dopo. Ragazzi, questo è il pesce. C'è il filetto di cernia, i gamberi, gli scampi, e i calamari, le seppioline, ovviamente cozze no, perché il periodo non è buono. Ragazzi, vi farò vedere come insomma sarà il procedimento, e poi il piatto finito, ovvero guarnito e impiattato.
quindi sarà un primo mio e un secondo, ragazzi, asiatico, delle bar delle Filippine. A tra poco, ciao ciao. Allora ragazzi, come vedete c'è l'aglio, ovviamente l'aglio, qualcuno dice che l'aglio si sfoglia da solo, va bene ragazzi, pensiamo a noi, l'aglio non è in camicia, l'ho levato io, ho levato io la parte di fuori, perché quando si fa la pasta con il pesce, tanto deve partire dalla fiamma bassa. Perché la fiamma bassa? Perché in questo caso noi andiamo ad utilizzare il pesce senza spine, si intende scampi, filetti di cernia, e gamberetti, seppioline, calamari. Ragazzi, sicuramente un piatto proteico, abbastanza ricco di grassi, ma questo non vuol dire che siano grassi non buoni, perché il filetto di cernia è ottimo. Però ragazzi, in questo momento il pesce lo facciamo a parte, perché? Perché poi ci sono anche le cozze, queste qui, datteri, come potete chiamarli, dove verranno cotti un dito d'acqua. E niente, poi una volta aperti filtreremo l'acqua e li mischieremo per ultimo a questo pesce, che faremo a parte dopo aver fatto questi pomodorini. Come avete visto ragazzi, dentro c'era aglio, il gambo del prezzemolo, l'aglio. Avete visto che sale non ho messo, no? C'è un peperoncino rosso, che non so dove è andato a finire. Poi c'è, vabbè, il prezzemolo a foglie, ecco l'aglio, come vedete l'aglio sta qui. Ecco il peperoncino, ragazzi, il peperoncino, ecco, vedete? L'aglio, eccetera. Adesso noi cuociamo questi peperoni, che rilasceranno la loro stessa acqua, a fiamma bassa. Nel contempo metteremo nella pentola queste cozze, e la quale... acqua poi ci servirà dopo per metterla piano piano, unirla a queste cozze. Ecco perché il sale non ci vuole in questa ricetta. Ho già preparato il prezzemolino, ci metterò soltanto una noce di questo concentrato, non ho fatto vedere la marca perché non mi interessa la pubblicità. Invece questo pesce mi è stato perlomeno per quello che mi interessa dire, la cosa importante è che viene veramente dal mare nostro, dal mare mio, del nostro sud, del nostro Lecce, del nostro da Castro o Gallipoli, comunque non so, dei nostri mari. E da Christian, adesso non mi ricordo il cognome, comunque la catena dei Conad supermercati di Corigliano d'Otranto. Christian Allese o Vallese, non ricordo il cognome, ma comunque un mio amico che mi dà soltanto pesce fresco, in genere va mio marito perché gli orari sono veramente come dire, mattutini. Ragazzi, intanto questo vedo il pesce senza spine, quindi buono per i bambini, anche perché poi vi farò vedere come cercheremo di fare non troppo forte il sapore del peperoncino con i pomodori, e quindi a un certo punto noi possiamo usare questo, diciamo, per tutto, e invece leviamo una parte per i bambini. Però io adesso vi faccio vedere la ricetta per adulti oggi. Poi a parte, ripeto, chi vuole può levare una parte del succhietto del pesce e farlo senza il peperoncino. Io vado di amaro, di piccante. Ciao ragazzi, a tra poco con tutto il resto. Ragazzi, ecco a voi il piatto impiattato. Allora, sono spaghetti allo scoglio integrali con pesce senza spine. Come vedete, io ho lasciato ancora qualche piccola cozza qui, che ce la mangiamo così. Questo è un piatto, guardate quanto mangiamo noi. Questo è il secondo piatto di mio nipote e questo è il terzo piatto, ragazzi. Quindi il primo di Lecce, nel senso che l'ho fatto io a Ausilia da Lecce, e avete visto già gli altri video come ho fatto per fare e per avere questo risultato, in poche parole. Quindi un piatto salutare, mancava il prezzemolino, mio nipote l'ha messo. E ragazzi, che cosa vi devo dire? Io lo assaggio, volete che lo assaggio? Ma io lo assaggio, sì, anche perché quella sì è la mia amica. Assaggiarlo, no? Io voglio assaggiarlo, ragazzi, scusatemi, lo assaggio.
ragazzi, eccezionale, la fine del mondo. Spero che io insieme alla mia amica abbiamo soddisfatto un primo, un secondo di pesce. Le cozze all'inizio pensavo che non fossero buone, invece il mio amico mi ha detto che in questo periodo sono eccezionali, infatti sono ricche, piene dentro, anche i datteri. Quindi ragazzi, detto questo, passo la parola al canale di Xmandr, della mia amica asiatica. Il marito è sardo, della Sardegna, sardo puro, adesso vive nelle Filippine. Quindi io ho fatto il primo, lei il secondo. Ragazzi, iscrivetevi ai nostri canali, commentate sia al mio che al canale di Andrea, Xmandr, X con la X, Mandr e Family. Lui porta anche gameplay e cose di altro tipo, ma anche cose di cucina come me. Ragazzi, vi auguro un buon pranzo o per altri una buona cena. Questo è il primo di pesce allo scoglio senza spine per i bambini, anche per gli adulti, perché comunque è poco piccante, ma ragazzi è un piatto salutare. Alla fine col prezzemolino fresco e con le cozze aggiunte dopo, come vedete anche con lo scampo, che tra breve non ci sarà più. Ragazzi, scusatemi se non ho fatto la pulizia del piatto, tra virgolette, così, no? No, ma va bene così, dai. Io penso al contenuto e poi al contenitore. Comunque ragazzi, buona giornata a tutti, vi voglio bene. Mi raccomando, commentate, lasciate un like, iscrivetevi al mio canale, vi prego, perché voi siete brave persone. Vi prego, nel senso che se vi piace iscrivetevi, non pensate al resto, commentate, fate ciò che vi passa per la testa, perché la vita è questa, ragazzi, godiamocela in cucina, ma non solo. Nella vita, ogni istante di vita quotidiano va vissuto anche con amore e anche a volte un po' con un po' di rabbia. La vita è, come si dice, bella e a volte un po' amara. In questi casi secondo me è piccante ma meravigliosa. Ciao a tutti raga, vi voglio bene, ciao ciao. Ciao Xmandr, ciao amica mia, ti voglio bene, ciao ciao. Che bella collaborazione, wow. Ciao ciao ragazzi.